Buongiorno ragazzi, sono arrivati un po' di cosette come potete vedere. Ecco, mi è subito cascata in terra la prima. Come avete potuto vedere dalla intro, mi sono arrivati un po' di prodotti da un sito chiamato Banggood. C'è tutto attaccato ma c'è la doppia G, Banggood. Tanto vi lascio il link in descrizione del sito, vi metterò anche tutti i link dei vari prodotti che vi farò vedere se vi possono interessare. E niente, passerei subito a fare questo unboxing. Più che unboxing sono tante buste, quindi unboosting. Allora, partirei dal più grosso, che è questo. Adesso io non mi ricordo più neanche che cosa doveva arrivare, quindi guardiamo. Ah, questa è una pettorina da cross. Ora voi vi chiederete: perché ti sei comprato una pettorina da cross se hai un botard? Allora, ho pensato prima di tutto, forse non è il periodo migliore, ma d'estate io utilizzo sempre la moto e a volte col caldo, magari per uscire a fare una girata o fare due penne, non hai voglia di metterti la tuta o giacca e roba varia, e quindi delle protezioni traforate come queste sono ottime. Inoltre Giulio, come avete visto tempo fa, mi ha fatto provare l'enduro, quindi potrebbe sempre tornare comodo. Direi di provarmela addosso e dirvi come mi sembra. Ta 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 ta. Ok, ci siamo. Questo modo di protezioni. Ah, come potete vedere, questo davanti, laterale, dietro. E sembrano protezioni abbastanza resistenti, sono in plastica, però comunque sempre meglio di non averle sicuramente. Devo dire che è abbastanza comodo, è completamente traforato dove non ci sono le protezioni, quindi d'estate è proprio il top. Quindi di questo primo prodotto mi sento soddisfatto. È anche bello a vedersi, sembro quasi grosso, sì. Mi sembra non costi nemmeno tanto. Dovrebbe essere a un bel prezzo, considerato che solitamente si pagano veramente tanto. Però sicuramente non sarà ai livelli di quelle che si trovano a 150 euro, però mi sembra un buon prodotto. Passerei al secondo e me la lascio anche indosso perché mi piace. Allora, secondo prodotto, vediamo un po'. Ah, dei guanti. Sono dei semplici guanti da moto. Io una volta li presi all'ECMA, simili, e li pagai veramente poco. E sono i guanti che ho utilizzato di più perché mi ci trovo veramente bene e sono molto simili a questi, quindi ho detto fammi provare a riprenderli. In effetti sono abbastanza simili, sì, sono guanti abbastanza morbidi, hanno tutti i pallini qua sotto per il grip, protezione sulle nocche, protezione, insomma, protezioni varie. Sono guanti corti perché io mi ci trovo molto meglio per scazzare un po', per pennare. Altro pacchetto, andiamo a scartare subito. Ah, questa roba mi piace. Sono le protezioni per il ginocchio. Ginocchio e tibia. Queste perché le ho comprate? Perché io non ho, oltre alla tuta, non ho pantaloni che mi proteggano molto. E quindi d'estate, magari una volta che non ho voglia di mettermi la tuta, voglio mettermi dei jeans o dei pantaloni normali, posso metterci queste sopra, che sono le protezioni che vanno sul ginocchio. Sono, come vedete, pieghevoli. Allora, mi alzo un po' per farvele vedere. Qua. Devo dire che non si sentono neanche perché si muovono molto bene col ginocchio, hanno lo strappo quindi in tre punti, quindi sono ben regolabili per quanto le volete strette. Comunque devo dire, me l'aspettavo molto più scomodi, devo essere sincero. Invece sono veramente, cioè proprio non si sentono. Quindi per andare in moto, quando uno non vuole mettersi la tuta o cose del genere, sono abbastanza comodi e sembrano anche parecchio resistenti. Forse solo questa parte snodabile sul ginocchio è la parte un po' più delicata, però le altre parti sono molto resistenti e sicuramente servono in caso di caduta. Questo credo sia l'ultimo prodotto, è un bloccadisco sonoro. È un bloccadisco sonoro che mi sembrava utile per tutte le volte in cui devi lasciare la moto, anche se io sono uno che la moto la lascia veramente poco, e quindi oltre a fare da bloccadisco fa anche da allarme sonoro. La proverò e poi vi saprò dire com'è.
Ragazzi, per questo unboxing è tutto. Spero che i prodotti vi siano piaciuti. Vi lascio tutti i link in descrizione, così potrete vedere insomma il prezzo e se vi possono interessare acquistarli. Sicuramente a me torneranno utili, soprattutto questa pettorina, ormai mi ci sono affezionato. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piacciono oppure vi annoiano completamente. Lasciate un bel like, commentate, condividete e ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.